Buonasera, benvenuti. Benvenuti a questo primo concerto del terzo ciclo di Jazz Groove. Guardo questa mezza sala di qua dalle spalle, scusatemi, non voglio spostare i microfoni. Questo è il microfono tra l'altro di Tiziano Scarpa. E riprendiamo con molto piacere questa esperienza in questo spazio bello ed intrigante. Ci ha portato veramente fortuna perché è andato tutto benissimo e anche questa sera vedo, nonostante il lunedì, nonostante la ripartenza dopo un periodo di novembre di nostra assenza qui a Candiani, vedo che ancora il pubblico ha risposto al richiamo. So già che stanno andando benissimo anche i prossimi concerti, quindi specialmente da quello che intuisco il prossimo, Iro De Paola in duo con Fabrizio Bosso, su chi fosse realmente interessato, no? Conviene non aspettare l'ultimissimo giorno, poi succede come è successo con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, che abbiamo dovuto purtroppo mandare a casa delle persone. Questa capienza è tarata per 200 persone, la biglietteria si stacca e poi non si può assolutamente vendere di più. Questa sera è una, come sapete, un progetto nuovo, ma non poi non nuovo. È piaciuto questo nome inventato, improbabile, Quartet, ma in verità questo quartetto non è poi così improbabile, perché alla sua base c'è un trio di musicisti che è il nucleo poi del gruppo di Massimo, che è appunto composto da Francesco Berzatti al sassofono tenore e da Davide Ragazzone batteria, un quintetto in verità, un quintetto che ha inciso recentemente un album per la nostra etichetta Caligola, che abbiamo questa sera qui, Cose dell'altro mondo, un disco dove c'è una suite filosofica, poi anche, abbiamo qui alcune copie dell'ultimo lavoro sempre di Massimo, Filosofia della musica. Questo trio si è unito a un grande interprete, dico io, vocale, che poi è uno scrittore, ma anche soprattutto un grande performer, Tiziano Scarpa. Anche questo non è nuovo a collaborazione, perché già con Massimo hanno fatto delle cose insieme, quindi queste che hanno voluto chiamare le forme del fiato potrebbe essere un work in progress, questo potrebbe essere il primo spettacolo sperimentale di una serie di spettacoli che ci auguriamo poi il quartetto porterà in giro. Un tempo unico, come sempre, senza soluzione di continuità, e vi aspettiamo altrettanto numerosi mercoledì 13 di dicembre e ripeto i nomi dei musicisti che già tutti ben conoscete. Abbiamo Davide Ragazzoni, batteria e elettronica, Francesco Berzatti a sax tenore, Massimo Donà alla tromba, Tiziano Scarpa, voce recitante. Grazie e buon ascolto.